Movida, saranno intensificati i controlli delle forze dell'ordine nel weekend. Fate bene fratelli, solennità del Sacro Cuore di Gesù, il programma religioso delle celebrazioni liturgiche. Marcia per i pini e per il verde della città. I carabinieri forestale sequestrano 3 quintali di prodotti caseari. Calcio Cremonese Benevento sarà diretta da Massimi di Termoli. Il prefetto Francesco Antonio Cappetta ha presieduto in videoconferenza una seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione del sindaco e del comandante della Polizia Municipale di Benevento per una aggiornata valutazione delle problematiche connesse alla Movida. A riguardo è stato considerato che la progressiva attenuazione delle misure vigenti di contenimento della diffusione del virus da Covid-19 rende necessario assicurare la tutela delle libertà individuali e dei diritti dei cittadini e delle imprese, tutti costituzionalmente garantiti. Tenuto conto della particolare configurazione urbanistica e strutturale del centro storico, è stato concordato di intensificare la presenza delle forze dell'ordine, in particolar modo nelle piazzette e nei vicoli della Movida, sia al fine di un'azione preventiva, sia al fine di sanzionare comportamenti che violano le disposizioni tuttora vigenti in materia di orari di asporto e somministrazione di bevande e di distanziamento interpersonale all'interno dei locali, nonché in materia di divieto di assembramenti e di obbligo di mascherina. L'azienda ospedaliera San Pio ha processato nella giornata di giovedì 40 tamponi, tutti risultati negativi. La famiglia dell'ospedale Sacro Cuore di Gesù, Fate Bene Fratelli di Benevento, celebra come tradizione il Sacratissimo Cuore di Gesù, titolare della struttura sanitaria di Viale Principe di Napoli. La devozione al Cuore di Gesù appartiene in modo permanente alla spiritualità della Chiesa. Dopo il triduo di preparazione sarà celebrata la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. La giornata dedicata al Sacro Cuore di Gesù si chiuderà alle ore 19 con la Santa Messa della comunità parrocchiale nel cortile dell'ospedale Fate Bene Fratelli, che sarà celebrata da Monsignor Pompilio Cristino, parroco della Chiesa Santa Maria di Costantinopoli. Sabato 20 giugno alle ore 11 in Viale degli Atlantici, in Via Pacevecchia e in Via Fratelli Rosselli di Benevento si terrà una pacifica manifestazione che avrà inizio in zona sovrintendenza. Ogni cittadino che voglia far arrivare al sindaco l'espressione della propria volontà è invitato insieme alla propria famiglia ad abbracciare un pino con la chiara intenzione di difenderlo da azioni violente ed ingiustificate. Una marcia per i pini e per il verde della città. Il settore urbanistico e attività produttive del comune ha ripreso con slancio l'attività dopo le note restrizioni conseguenti alle disposizioni relative al Covid-19. Ciò nonostante la forte riduzione del personale conseguente ai recenti pensionamenti, non sostituiti in numero adeguato con l'assunzione di altri impiegati e tecnici. In particolare sono riprese anche le attività della commissione edilizia, che hanno consentito al dirigente Antonio Iadicicco di firmare e concedere già 9 nuovi permessi di costruire. L'assessore competente romano è impegnato soprattutto su 2 fronti, ambedue difficili e complessi, la variante al vigente PUC e la ricerca di una soluzione alle vicende del bene confiscato in Contrada Olivola. Intanto a breve inizieranno i lavori per il rilievo e l'elaborazione della base cartografica ed aerofotogrammetrica su cui verrà ideato e disegnato il nuovo piano della città. Per quanto riguarda il servizio attività produttive, procede incessante il lavoro della commissione appositamente costituita ed addetta all'esame e al rilascio delle autorizzazioni volte ad ampliare le superfici per la consumazione di bevande e alimenti mediante l'apposizione di tavoli e sedie sul suolo pubblico. L'associazione di volontariato Giovanni De Toma di Benevento intende ringraziare pubblicamente i gestori del centro di accoglienza I Ragazzi del Sole, sito a Rione Libertà del capoluogo. Infatti nelle ultime ore si sono resi disponibili ad aiutare il sodalizio nelle proprie opere di beneficenza. Nel dettaglio hanno risolto diversi problemi logistici e di mobilità in riferimento ad una donazione pervenutaci da fuori provincia. A partire dal lunedì 15 giugno, anche in Campania, è possibile usufruire del servizio offerto dall'App Immuni per il tracciamento della diffusione del cosiddetto Covid-19. I giovani democratici della provincia di Benevento hanno organizzato un incontro online proprio per discutere sul funzionamento di Immuni e sulla gestione dei dati personali da parte dell'app. Sara Panella, tra gli organizzatori dell'incontro, lancia un appello: la comunità del PD e dei giovani democratici si deve fare promotrice e testimone dell'importanza dell'uso
l'utilizzo di quest'app. Bisogna spiegare ai cittadini quali sono i meccanismi alla base del tracciamento digitale e perché i rischi nell'utilizzo dell'app sono bassissimi, quasi nulli. Il ministro dei Giovani e dello Sport, Vincenzo Spadafora, sottolinea la necessità di una partenza posticipata per gli sport da contatto, rafforzando l'importanza del distanziamento sociale. Il responsabile sport di Italia Viva Benevento, Vincenzo Del Rosso, pur apprezzando l'operato del ministro, contesta la decisione di limitare la ripresa di sport da contatto come il calcio a 5, basket, pallavolo, danza e arti marziali. Una ripartenza immediata è fondamentale per garantire la ripresa del settore e la riapertura di molte associazioni e società sportive oramai ferme da troppo tempo e con elevate difficoltà economiche. Nel corso del mese di luglio, i 12 profili richiesti dal Comune nell'ambito del progetto RIPAM Campania promosso dalla Regione saranno immessi in organico per l'avvio della fase di formazione e lavoro. La notizia è stata comunicata all'assessora al personale Carmen Coppola dai rappresentanti del Formez nel corso di un incontro tenutosi presso l'auditorium del Centro Direzionale di Napoli e a cui ha partecipato anche il presidente della Giunta Vincenzo De Luca. Al termine dei 10 mesi di formazione e lavoro, con oneri a carico della Regione, è previsto un colloquio finale che, in caso di esito positivo, determinerà l'inserimento a tempo indeterminato dei partecipanti nell'organico dell'ente. I militari del NIPAF presso il gruppo Carabinieri Forestale Benevento, unitamente a quelli della stazione di Castelfranco in Miscano e ai medici veterinari del servizio igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche dell'ASL, hanno effettuato un controllo afferente al settore lattiero-caseario presso un'azienda ubicata nell'area del Fortore. Durante la verifica sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, in particolare all'interno dei locali adibiti alla lavorazione e stagionatura degli alimenti, oltre al rinvenimento di prodotti in stato di alterazioni e altri in assenza di tracciabilità. Per tali motivazioni si è proceduto a sottoporre a sequestro circa 3 quintali di prodotti caseari. Al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per la mancanza di tracciabilità e per le oggettive carenze igienico-sanitarie riscontrate. Voglio esprimere tutto il mio affetto e la mia vicinanza, così in una nota Claudio Ricci. La situazione per loro e per le loro famiglie è veramente drammatica e, come al solito, chi dovrebbe preoccuparsi di ciò è distratto o non sa quello che accade. Così in una nota in merito alla vicenda che coinvolge gli operatori ecologici che da mesi non percepiscono lo stipendio. La nostra San Giorgio del Sannio, conclude, appare sempre più abbandonata a se stessa e naturalmente a farne le spese sono i più deboli. Il termine di presentazione delle domande di reddito di emergenza è stato prorogato al 31 luglio, precedentemente fissato per il 30 giugno. L'INPS ricorda che la domanda può essere presentata attraverso i canali online dal sito inps.it o tramite i servizi offerti dai CAF e dai patronati. La Popolare Pugliese, oramai banca del territorio a tutti gli effetti, propone la sua nuova app. Uno spot televisivo concepito per arrivare in modo diretto all'utenza mostra come ottimizzare la propria banking experience e il proprio tempo prezioso. La nuova app BPP permette di entrare in banca con un click. Semplice, completa ed innovativa, contiene tutti i servizi che occorrono al cliente, soddisfacendo in pieno tutte le esigenze. Banca Popolare Pugliese, scarica l'app che ti riconosce subito e ti avvicina alla tua banca. La gara Cremonese-Benevento, in programma domenica 21 giugno alle ore 18 allo stadio Zini di Cremona, è stata affidata a Luca Massimi di Termoli. Il direttore di gara molisano sarà coadiuvato dagli assistenti Mokhtar di Lecco e Marchi di Bologna, quarto ufficiale Maggioni di Lecco. Con la seduta di allenamento svolta sul green del Carmelo Imbriani, mister Inzaghi e i suoi uomini hanno proseguito la preparazione al match di domenica pomeriggio allo Zini di Cremona. Il tecnico piacentino e il suo staff, dopo la consueta fase di riscaldamento e attivazione muscolare, hanno proposto a Maggio e compagni esercitazioni di gioco su palla inattiva sia in fase difensiva che offensiva. Alla sessione non hanno preso parte il difensore Antei e il centrocampista Sanogo, impegnati con le cure fisioterapiche. Come da programma, i giallorossi si ritrovano sul Campo Verde.
È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.